Seconda domenica di Pasqua, domenica in albis indutis, come vuole l'antica tradizione liturgica, domenica nella quale cioè i cristiani neofiti appena battezzati deponevano le vesti ricevute la notte di Pasqua durante il rito del battesimo. Domenica conosciuta anche come la Domenica della Misericordia per volontà di Papa San Giovanni Paolo II, che ha voluto consacrare anche questa domenica alla devozione della Divina Misericordia. Siamo ambientati, da un punto di vista del luogo, nel Cenacolo. Dalla immagine possiamo vedere come l'antica struttura medievale abbia riprodotto in modo fedele quella che era l'antica costruzione di epoca bizantina. Si vede infatti nella prima immagine il piano inferiore. Sappiamo che dai testi evangelici Gesù dispone che i suoi discepoli preparino per la cena pasquale al piano superiore. Le altre due immagini lasciano intravedere ancora la struttura della sala superiore, che sappiamo attualmente soltanto un luogo di visita, non può essere più utilizzato per il culto ordinario, per un contrasto che esiste tra cristiani ed ebrei circa questo luogo. Infatti, nella sala inferiore, che per noi è il luogo dove Gesù ha compiuto la lavanda dei piedi, c'è, anche per un indirizzo dato da noi cristiani, la tomba di Davide. Probabilmente non si tratta di una realtà storica, perché il sarcofago in cui si conserva il corpo di Davide in realtà è vuoto. Però appunto gli ebrei rivendicano questo luogo come proprio e non permettono ai cristiani di officiare i loro culti nella sala superiore, se non appunto in periodi abbastanza circoscritti. In questo luogo la tradizione identifica, siamo al Monte Sion, tutta la vita della prima comunità cristiana, a partire dall'ultima cena fino alle apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli, l'invio dello Spirito, la Pentecoste, e anche il luogo in cui la comunità cristiana di Gerusalemme si riunisce. E infatti questa è la prospettiva che ci viene fornita all'interno dei testi liturgici di questa seconda domenica di Pasqua. Anzitutto partiamo dal quadro ideale che gli Atti degli Apostoli propongono come una sorta di fotografia della prima comunità cristiana. Si dice che tutti i credenti stavano insieme e che mettevano a disposizione di chi aveva bisogno le loro sostanze, dividendoli tra di loro e vendendo la loro proprietà. Non si tratta ovviamente in questo quadro che Luca ci offre di una sorta di immagine soltanto reale, ma quasi di una prospettiva che la comunità cristiana deve avere in direzione di un compimento di se stessa. Non esiste mai una comunità ideale sulla terra, siamo sempre in cammino, siamo sempre alla ricerca, cioè della realizzazione di una comunione piena con gli altri, che è già data tutte le volte in cui noi compiamo il bene, ma che deve sempre realizzarsi perché non sempre è perfetta quella coinonia, quella comunione che possiamo vivere tra di noi. Si dice ancora in questo quadro lucano che gli apostoli compivano prodigi, e il che sta ad indicare che il ministero di Cristo nel realizzare le opere meravigliose del Padre non si esaurisce con la sua morte e risurrezione. La comunità apostolica continua ancora, in virtù del potere che ha ricevuto da Cristo, a realizzare tutto quello che il Signore ha fatto fino alla sua seconda venuta. I cristiani sono ancora presentati come credenti e quindi come coloro che hanno aderito pienamente al Signore, i quali si riuniscono tra di loro spezzando il pane. La clasis tu artu, la frazione del pane, non è ovviamente un riferimento a un pasto ordinario, ma all'Eucaristia come fonte dalla quale parte tutta la vita non soltanto liturgica, ma anche missionaria, apostolica e di annuncio della comunità.
Questa realtà della comunità che vive l'assenza di discriminazioni, che mette tutto in comune, che celebra l'Eucaristia, è anche il motivo della spinta missionaria. Infatti i cristiani godono del favore di tutto il popolo e il Signore permette che la comunità aggiunga di giorno in giorno nuovi salvati. Questa è una prospettiva che la Chiesa di sempre deve avere a mente. Quando vive in modo autentico l'Eucaristia, quando condivide con i fratelli i beni della terra, allora essa diventa una vera e propria icona della comunità celeste, quella verso la quale prospettiamo anche il nostro cammino. E allora il Signore la rende feconda e rende la sua missione fermamente convincente, al punto da poter diventare appunto una comunità che aggrega altri. Una comunità cristiana che vive queste dimensioni diventa per natura sua missionaria. Il brano evangelico ci narra delle apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli dopo gli eventi della morte e della risurrezione. Siamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, dove due indicazioni di tempo collocano in un contesto liturgico il racconto evangelico. Si parla infatti della sera di quel giorno, il primo della settimana, e poi si dice 8 giorni dopo. Giovanni prospetta l'incontro con il risorto nel giorno di domenica. La domenica consacra ormai l'incontro della comunità con il Signore, che si compie in modo particolare nella liturgia e quindi nella celebrazione della Eucaristia. Gesù oltrepassa le barriere proprie dei limiti geografici, perché il testo evangelico ci dice che mentre le porte erano chiuse, Gesù entra. E questa potremmo dire è un'indicazione della novità del corpo del risorto. Il risorto non sta più a quei limiti spazio-temporali che sono tipici appunto di un corpo umano, ma ormai oltrepassa nella potenza della sua risurrezione tutte quelle condizioni, o meglio condizionamenti, che potrebbero venire dallo spazio e dal tempo. Gesù appare e saluta i suoi discepoli con il dono della pace. Già prima di Pasqua Gesù aveva detto ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come quella che vi dà il mondo. La pace del risorto è il dono di quella serenità, di quella tranquillità che nel cuore dei credenti viene a crearsi nella misura in cui essi vivono la comunione con Gesù. Dopo aver offerto e donato la pace, Gesù mostra i segni della sua passione, le mani e il fianco. Anche Luca ci dice che Gesù mostra come risorto i segni della sua passione, ma parla delle mani e dei piedi. In Giovanni questa particolarità del fianco è legata al dono dello Spirito. Noi sappiamo che nella morte, quando Gesù ormai morto viene trafitto, dal suo costato scaturiscono il sangue e l'acqua. L'acqua è il simbolo dello Spirito Santo, così come Giovanni aveva già detto nel dono dell'acqua alla festa di Succotta, al capitolo 7, quando l'Evangelista dice che Gesù commenta: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. E queste parole le diceva in riferimento al dono dello Spirito che i credenti avrebbero ricevuto nella glorificazione di Gesù. Infatti le parole che seguono dopo sono una sorta di esplicitazione di quello che Gesù fa nel dono dello Spirito. Il gesto antropologico del soffiare nei suoi discepoli. Viene qui usato un verbo greco, enfiusao, che ritroviamo anche nel testo dei 70, quando Dio crea l'uomo. Dopo averlo creato, soffia in lui un alito di vita. Il verbo enfiusao viene usato appunto anche qui e connette questo racconto evangelico con quello della creazione. Il risorto fa una nuova creazione donando lo Spirito Santo, quello Spirito che conferisce ai credenti una duplice possibilità. La prima, anzitutto, è quella di essere inviati come apostoli del risorto,
come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Non è solo un termine di paragone in Giovanni, ma in virtù del fatto che il Padre ha inviato me, anch'io mando voi. La missione della Chiesa si fonda sul dono dello Spirito, ma al contempo parte alla sua radice in Gesù Cristo. Mai nessun annuncio potrà quindi non tener presente di questa origine, di questa scaturigine che è la presenza del Signore risorto, il quale è non soltanto colui che manda i discepoli ad annunciare, ma anche il contenuto della missione, il contenuto di quello che dobbiamo annunciare. Noi siamo prima di tutto gli annunciatori della vita del risorto. Secondo aspetto, dicevo, è quello del perdono dei peccati. La Chiesa ha il potere di perdonare i peccati così come Cristo ha perdonato i peccati. Perdonare i peccati nel dono dello Spirito significa offrire agli uomini una possibilità nuova di realizzazione della propria esistenza. Il peccato è tutto ciò che impedisce la realizzazione del bene, è ciò che in qualche modo ottura la vita dell'uomo, la chiude a una dimensione di comunione con Dio e con i fratelli. La rimozione di questo male noi non possiamo operarla, solo Dio la può fare restituendoci una identità che ci mette nuovamente in comunione con Lui, con noi stessi e con i fratelli. Il brano evangelico ci dice che manca nella prima apparizione, quella della sera di Pasqua, il discepolo apostolo Tommaso, chiamato Didimo, termine che in greco significa gemello. Come spesso accade in Giovanni, i personaggi hanno sempre un rimando alla vita della comunità. Sono una sorta di quadro, o meglio di finestra aperta sulla vita del presente della comunità. Infatti l'assenza di Tommaso è quasi a dire la necessità che ogni credente che non ha mai incontrato Gesù fisicamente possa farne esperienza. Infatti Tommaso esprime, potremmo dire, quel bisogno che ciascuno di noi ha di incontrare Gesù. Gesù non impedisce al suo discepolo 8 giorni dopo di fare questa esperienza, una esperienza che però è un trampolino di lancio, potremmo dire, al futuro di chi non avrà mai la possibilità, almeno nel presente, solo nella vita eterna, di incontrare direttamente Gesù. Ancora una volta Gesù dona la pace e chiede a Tommaso di sperimentare la veracità della sua risurrezione. E davanti a questo Tommaso fa la meravigliosa confessione di fede, dice a Gesù: «Mio Signore e mio Dio». E forse la formula di contestazione a una professione di fede che ai tempi in cui il Vangelo veniva scritto, l'impero romano faceva nei confronti dell'imperatore Domiziano. Domiziano, infatti, ci dice Svetonio, si faceva chiamare Dominus et Deus Noster. Gesù, invece, in questo contesto è proclamato come Signor mio e Dio mio. È un ricordo anche per noi a comprendere che la nostra adorazione, la nostra proclamazione di fede può riguardare solo il Signore, non altri esseri umani, né tantomeno altre necessità o ideali di vita. L'unico Signore per noi è il risorto. A Tommaso Gesù dice: non essere più incredulo, ma diventa credente. Diventare credenti non è un dato che si realizza una volta per sempre. Ciascuno di noi è chiamato a realizzare continuamente questa identità di adesione, di accoglienza, di fiducia, di apertura della vita al Signore risuscitato. Il testo del Vangelo di questa domenica si chiude con la conclusione del quarto Vangelo, la prima conclusione, quella in cui si dice che Gesù ha fatto molti altri segni alla presenza dei suoi discepoli. Non tutti sono stati scritti, questi sono stati scritti perché crediate, o come vuole un'altra tradizione testuale, continuate a credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Tutto il Vangelo, allora, tutti i racconti degli evangelisti hanno la finalità di raggiungere il cuore, la mente, la volontà degli uomini e indurli alla fede o accrescere la loro fede. Questo diventa causa, ragione, scaturigine di vita, quella vita divina che viene dall'incontro con il Signore risorto.
Lasciamoci allora attrarre ancora in questa ottava della Pasqua dal fascino del Signore che ci raggiunge soprattutto nella liturgia. Siamo anche noi costruttori di quella comunità ideale verso la quale dobbiamo camminare, laddove ci troviamo, laddove siamo anche invitati a realizzare la nostra missione. Perché dalla celebrazione dell'Eucarestia, perché dalla preghiera comune, perché dalla condivisione dei beni della terra con i nostri fratelli possa scaturire la vivacità e la fecondità dell'essere Chiesa. E soprattutto testimoniando agli altri nell'annuncio del Vangelo esistenzialmente e verbalmente la bellezza e l'autenticità del Signore, possiamo essere sempre i portatori di quella pace che il Signore risorto è venuto a donarci nella misericordia e nel perdono dei nostri peccati.